Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e benvenuti nel mio canale. Oggi farò un video un po' più leggero, una chiacchierata, una cosa un po' così tra di noi, ok? Oggi parliamo di spot ETF su Bitcoin, parliamo di capitalizzazione di Bitcoin, parliamo della liquidità che potrà essere inserita grazie agli spot ETF su Bitcoin e parliamo però soprattutto di motivazione che secondo me non rispecchia tanto quello che mostra CoinMarketCap, ovvero il Fear and Greed Index al 50% o 50 punti su 100, mi sembra veramente, veramente, veramente troppo. Ci sono persone che stanno vivendo questo bear market, questa fase di lateralizzazione da tantissimo tempo. Sono persone che sono entrate a inizio 2022, che sono praticamente 2 anni che sono all'interno di questo settore, ci sono persone che sono da un anno dentro questo settore, che sono entrati con l'altcoin al minimo, hanno visto l'altcoin salire, poi hanno visto l'altcoin più basse di quando sono entrati, che non hanno più la possibilità di andare a mediare il prezzo, che non hanno più la possibilità di andare a trovare un nuovo prezzo medio di carico, ok? Magari si sono giocati tutta la liquidità sull'altcoin, non sono riusciti a prendere profitto quando c'era tempo, e molti di noi sono scoraggiati, molti di noi investitori sono scoraggiati. Il fatto è che ci vuole tempo e questo è inevitabile. Probabilmente stiamo vedendo il bear market e la fase di lateralizzazione più lunga che ci sia mai stata, perché mi sembra ormai chiaro che non siamo ancora così vicini da una risoluzione, da un risollevarsi delle condizioni macroeconomiche generali e delle condizioni del mercato cripto. Ci vorrà ancora un po' di tempo. Forse, come dicevo già nello scorso video, ci sarà lungo questi ultimi 2 o 3 mesi una piccola ripresa forse del mercato, come di solito avviene anche nel mondo azionario, ok? Il mondo azionario di solito avviene così. Novembre, dicembre tipicamente sono 2 mesi abbastanza positivi verso, insomma, quando ci avviciniamo alle vacanze di Natale. Di solito abbiamo 2 mesi un po' positivi, un po' di respiro, no? Anche in momenti un po' bui abbiamo quei mesi di respiro. E probabilmente un po' seguendo la falsa riga del mercato azionario, anche BTC e il mercato delle criptovalute potrà fare più o meno lo stesso, con un BTC che potrebbe anche arrivare a toccare i massimi toccati nello scorso periodo, quindi 31K, 31,5, 32. Ma non lo vedo eccedere sopra i 35 in nessun caso. 35 che è un punto di forza trazione, il 50% del massimo scorso circa, che secondo me però faremo veramente fatica a vedere lo scavalcato, ok? Potremmo avvicinarci, ma molto probabilmente non troveremo un massimo sopra i 35, secondo me. Di qui all'halving mi aspetto anche un eventuale ritracciamento importante, un'ultima botta per andarsi a togliersi di mezzo gli ultimi investitori, gli ultimi retail, paper hand, quelli un po' più deboli che, come tanti di noi, stanno soffrendo questo bear market, l'ultima scrollata di dosso per eliminare quelle persone che fanno più fatica a reggere questi forti ritracciamenti. Mi rendo conto che in alcune fasi di mercato come questa, se non si è stati capaci di andare a prendere profitto quando ce n'era la possibilità, adesso ci si trova sotto di un 40-50% su praticamente tutte le altcoin. Su molte altcoin ci si trova sotto di parecchio. E me ne rendo conto perché anche io in primis, se non avessi preso profitto quando ce n'era la possibilità, sarei stato sotto delle stesse percentuali. E il mio portafoglio, nonostante oggi ha visto un po' di respiro, 2%, 2,5% circa nel giornaliero di respiro, è parecchio sotto, se andiamo a vedere semplicemente anche nei 90 giorni, siamo parecchio sotto e di percentuali abbastanza importanti. Ok, sotto, se andiamo a vedere l'anno, è stato molto difficile prendere profitto praticamente da maggio 2023 in poi, perché nonostante Bitcoin,
Abbiamo fatto quei piccoli rally verso l'alto, non ci siamo mai trovati nel mondo delle altcoin con profitti abbastanza grandi da poter uscire con profitto. Sì, dal 2022 a praticamente 2023 abbiamo visto dei buoni profitti potenziali, infatti qui il mio portafoglio è cresciuto esponenzialmente, ma poi da qua è stato comunque molto difficile mantenerlo su una soglia più o meno stabile, è stato veramente molto molto difficile, nonostante io sia per il 25% e in questo momento circa il 40% esposto tra BTC e Ethereum nel mio portafoglio. Ma voglio rassicurarvi, ragazzi, è uscita una notizia su cui molto probabilmente stiamo cavalcando l'onda in questo momento, che gli ETF spot su BTC, per quanto riguarda BlackRock e Grayscale, sono stati aggiornati, le loro domande sono state aggiornate dell'ETF spot per la creazione dell'ETF spot, e la SEC arriverà a un punto dove non potrà rinunciare all'approvazione di questi ETF. E non stiamo parlando solo di BlackRock, di Grayscale, ma parliamo di Fidelity, Ark Invest, parliamo di tanti enti che vogliono creare un ETF spot su Bitcoin. Potranno inserire questo strumento all'interno di panieri, di indici, di ETF mondiali, potranno inserirlo nell'ETF World, potranno avere una piccola esposizione su Bitcoin che potrà portare altra liquidità all'interno del mondo cripto, altra liquidità su Bitcoin. E questo, secondo me, se non è a gennaio, sarà ancora più là, ma arriverà. L'ETF spot su Bitcoin e forse anche su Ethereum arriverà. E quanto arriverà, porterà capitale all'interno del mercato. Che sia mezzo trillion, che sia un trillion, che sia un trillion e mezzo, se siamo molto ottimisti, questo farà crescere la market cap di Bitcoin in modo esponenziale, il prezzo di Bitcoin in modo esponenziale, che dopo l'halving sarà ancora più contro l'inflazione. Ok, in questo momento siamo al dodicesimo posto, ci intercambiamo tra il dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo posto, diciamo siamo sempre lì. Dietro Tesla e sopra United Delta, normalmente, sopra Visa, ok? Con una performance di Bitcoin che nell'ultimo anno sta sovraperformando tante big tech, tante azioni statunitensi, straniere, sta performando veramente bene. Secondo me uno spot ETF può portare anche un trillion in più alla capitalizzazione di mercato di Bitcoin, che può entrare tranquillamente in area top 5 sulla market cap degli asset globali. È ovvio che avremo una risposta anche degli asset globali, avremo un'esposizione forse anche di queste compagnie su Bitcoin, chi lo sa, magari saranno del capitale liquido da poter investire, invece di investirlo in oro potranno pensare di investirlo in Bitcoin, invece di far salire la market cap dell'argento, che veramente è salita tantissimo, ha performato molto molto bene l'argento ultimamente, mangiando letteralmente posizioni, ha mangiato Amazon, ha mangiato Nvidia, ha mangiato, vabbè, Meta era già molto distante in realtà da Meta, però ha mangiato diverse posizioni. Potremmo vedere Bitcoin salire veramente in alto e magari chissà un giorno arrivare la capitalizzazione dell'oro, o magari prendere parte della capitalizzazione dell'oro e inserirla all'interno della propria. Di fatto è detto anche l'oro digitale, quello che ti salva, tra virgolette, dall'inflazione, il bene rifugio per eccellenza digitale. Io penso che ora, come non mai, ci sia bisogno di motivazione, ci sia bisogno di qualcuno che ti può stare accanto, ci sia bisogno di un creator, che posso essere io, può essere qualsiasi altra persona, una persona con cui anche scambiare due parole, con cui magari anche in live, quando faccio le live, puoi arrivare, partecipare, chiedere un supporto anche psicologico, perché ci siamo, ragazzi. Siamo distanti ormai qualche mese, non si parla neanche di un anno, qualche mese dall'halving. Si parla di un anno e mezzo dallo storico inizio della prossima bull run, secondo i cicli di Bitcoin, circa un anno e mezzo. Inizio e sviluppo della prossima bull run, forse anche meno di un anno e mezzo. Siamo
molto molto vicini. E dopo 2 anni di bear market o 2 anni di bear market lateralizzazione, dobbiamo essere sufficientemente forti da resistere ancora un po', perché quando arriveranno tutte le notizie, tutta l'adozione che solo noi investitori cripto, che siamo un 1%, 2% della popolazione, conosciamo, arriverà veramente il botto per tutti noi. Quindi mi raccomando, ragazzi, state concentrati, stay tuned, come si dice in inglese, state carichi, mantenete la calma e abbiate pazienza, perché il nostro arriverà. Noi ci vediamo al prossimo video. Rimanete motivati, lasciate un like, un commento, supportatemi, perché anche io ho bisogno della vostra motivazione. Ciao a tutti!